Sei pronto? Sì. Certo. All good. All right. We need food. Sì, lots. Indy. Indy, andiamo, dai. Indy. Dai. Dai, ti resto bene. Andiamo, Indy. Come on. Chi lascia la città per questo piccolo paese, chi vi è nato e non lo abbandona, è perché ne apprezza la posizione isolata e la gelosa autonomia di genti restie da sempre ad accettare la sottomissione. Biassa è frazione del comune della Spezia e sorge in alto a sovrastarne il golfo. Il suo versante a mare, confinante con le Cinque Terre e conosciuto come Tramonti di Biassa, era un tempo sassi polverosi in estate e fango d'inverno. Uomini capaci di sopportare ogni fatica, per secoli spaccarono pietre ed eressero lunghe teorie di muri a secco per ricavare terreno orizzontale. Coltivate a vite, le scoscese terrazze che a Tramonti digradano al mare testimoniano la caparbia volontà di soggiogare il monte e farne coltivo. Per evitare la fatica di risalire a sera alti gradini per poi riscenderli all'alba, gli abitanti di Biassa edificarono nel tempo case minuscole raccolte a piccoli gruppi. Riparo, giaciglio e cantina allo stesso tempo. Il resto va benissimo. Come nelle vicine Cinque Terre, molti sono coloro che, con l'avanzare del progresso, hanno abbandonato le case e lasciato inaridire la vigna. C'è però ancora chi opera perché Tramonti viva e torni a essere ciò che per secoli è stato. Laura e il suo compagno Peter, inglese del nord, sono tra questi. I due giovani intendono farsi promotori di un'azienda agricola a Monesteroli, la più isolata delle località di Tramonti e la più scoscesa. Sono oltre 1100 gli alti gradini di arenaria che conducono al borgo, spesso protesi sul vuoto, il mare laggiù, spumeggiante quando tira a libeccio o a maestrale, vertiginoso richiamo. Raggiunto il minuscolo grumo di piccole case, occorre riportare alla mente il tanto a cui è necessario porre mano. Hey. Cut out here. C'è un po' da fare qua. Vabbè, dai, ce lo faremo. I like the fridge. Va? Sì, sì, va. Davvero? Casa e vigna appartenevano alla famiglia di Laura. Rimediare all'abbandono chiede un notevole impegno. Tolte le erbacce, si può valutare il lavoro necessario a risistemare i muretti. Questi posti sono sempre legati a me perché fanno parte della mia famiglia, della mia memoria storica. E sono una mia rinascita con la natura. Questo è avvenuto in Australia dall'altra parte del mondo, dove mi sono ritrovata un po' per forza a lavorare la terra. E lì ho conosciuto Peter e dopo tanti anni che insomma avevo abbandonato questi posti per la città, e mi è venuto in mente che magari potevo riavvicinarmi alla natura da casa. E quindi ho deciso di tornare a casa e insieme a lui di lanciarci in questo progetto di recupero di questi luoghi che sono non totalmente abbandonati, ma semi-abbandonati direi. E quindi eccoci qua. Monesteroli per me è
pezzettino della mia infanzia sicuramente, perché i miei genitori mi portavano qua tutte le estati e la mia famiglia, perché in particolare il mio bisnonno, lui qua c'era sempre, era praticamente un residente di Monesteroli, anche se in realtà la residenza qua è una cosa un po' a parte sui generis, visto che vivere qua non è come vivere, pensiamo noi, no? Persone di città, vivere un posto e vivere per sempre, invece a Tramonti si vive in maniera stagionale, cioè quando serve venire qua, si viene qua, si vive il posto, si aiuta il posto a mantenerlo, ecco. Ma non serve stare qua sempre per sempre, ecco. Laura ha ereditato dai suoi genitori, dai suoi nonni, tempra vigorosa e forte volontà, virtù necessarie per affrontare il severo impegno che si è data e che non è solo restaurare una casa. Il peso della fatica è tuttavia mitigato se si è capaci di cogliere l'aspra magnificenza dei luoghi. Recuperare il territorio, perché è da lì che si parte, ovvero cercare di innanzitutto frenare quello, che sono delle belle frane e sono la causa, insomma, del disgregamento del posto, è una sorta di circolo vizioso, nel senso che ne sono iniziate le frane, quindi anche un po' l'abbandono e quindi i Monesteroli poi anche difficilmente raggiungibile, accessibile, le frane si sono, diciamo, moltiplicate, sono diventate sempre più grandi e quindi questo è il primo step. E per farlo bisogna anche recuperare quello che sono i campi, e che qua sono tutti terrazzamenti sul mare, quindi è anche difficile ovviamente mantenerli, però è una cosa che si può fare. E quindi anche con gli altri diciamo abitanti di Monesteroli abbiamo pensato di recuperare i campi abbandonati o semi abbandonati e allo stesso tempo frenare le frane, quindi dare anche una chance a Monesteroli per essere, diciamo, stagionalmente ripopolato. Cambia l'odore dell'aria, che si fa ora salmastro e umido. È segno che presto muterà anche il tempo. Occorre tornare lassù, al paese. Dura la discesa, ben più dura la salita, gravata da un secchio di faticosi detriti. Nell'inerpicarsi, il pensiero si volge a coloro che infinite volte, negli anni e nei secoli scorsi, hanno calcato questi stessi gradini con le spalle gravate da pesi maggiori. Li ha forse sostenuti, giorno dopo giorno, l'avere tempra altrettanto dura di questa arenaria. Pesante il lavoro, ostile il sasso, ripida la salita. L'aria stessa a Tramonti può rivelarsi nemica. Non di rado i venti che liberi hanno corso il mare, trovato ostacolo nella roccia scoscesa, prendono a turbinare con irosa potenza. Le case ne sarebbero scoperchiate, i tetti divelti, se non fosse per le grandi pietre che, opportunamente disposte, lo impediscono. Questi luoghi così impervi erano un tempo abitati per molti mesi all'anno e chi li abitava riusciva a strapparne di che vivere. La vigna dava vino, dal mare si traeva il sale che a piedi, per sentieri montani, veniva portato oltre Appennino, a Parma, e scambiato con farina. Oggi non è più così. Ma vi sono persone come Gabriele e Maura che, pur gravate dagli anni, affrontano volentieri la fatica di raggiungere Monesteroli, portando a forza di braccia e di gambe il cibo e quanto occorre per i lavori di manutenzione. Facevo 10 ore, 11 ore al giorno,
e poi venivo qua. Dopo, quando ero a Parma, 110 chilometri, andare 110 a tornare e 10 ore di lavoro. E venivo qua. Partivo la mattina alle 5, arrivavo là alle 7 e mezza, 8 e sennò la sera. Non facevo più niente, non è che lavoravo. Il tempo che arrivavo qua era già buio, era da mangiare e basta, se ce n'era. Gabriele protegge la vigna dall'aggressione di funghi parassiti, trattandola con lo zolfo come la tradizione suggerisce. Guarda quanta roba che c'è da buttare via qua. Nulla può tuttavia contro le forze primordiali della natura. Neanche un grappolo ne abbiamo preso. Venuto le grandini, malattia, anche qua c'è un po', anche adesso. Gabriele non ha perso il vigore degli anni verdi. Forgiato dalla roccia, ancora affronta con piglio sicuro sforzi che piegherebbero anche i più giovani. In giorni non tanto lontani, è stato capace di salire la scala di Monesteroli più volte in un giorno e portando sulle spalle pesi enormi. Quando ho riparato la casa ho portato giù dei travi lamellari da 2 quintali e 20 kg con i miei due figli. La scaletta grande in braccio l'abbiamo portata giù quei travi lì. Avevo tutta la roba lassù in cima, scaricata tutta su, cemento e sabbia, dentro sacchetti, 18 volte. Scendevo giù con 80 kg. Poi la notte, quella notte lì, tutti i muretti di Monesteroli erano i miei. Non riuscivo a dormire, ero tutto un dolore. Ho fatto una colica di fatica. C'è una cesta lì, ma l'hanno pesata quando sono sceso giù, era 90 kg, piena di uva, piena di uva, però qui ce l'ho io. Di frequente i 1000 e più gradini vengono discesi da escursionisti a cui sembra di compiere una passeggiata al mare. Dovrebbero invece con maggiore preveggenza pensare che il percorso a ritroso è la scalata di un alto monte. E dove non arrivano saggezza e prudenza, non arrivano neppure gambe poco allenate. Non vengo più, basta! Senti a urlare, dice, ma no, non è vero, non è bello, è tutto brutto qua. Ma chi te l'ha fatto fare di venire? Sono andato a salvare delle persone di Sant'Ilario giù, uno con un bimbino sulla schiena, ha sbagliato la strada, si è incanalato su in cima per la frana. Se non ci vado io rimane, c'è ancora verso laggiù. Me la sono fatta da qui, steso laggiù in terra, senza farmi niente. Non so per quanto avremo, perché 80 anni ce l'abbiamo. Lo zaino che ci sta una cinquantina di chili dentro e va bene così. Il gruppo di piccole case che sorgono aggrappate alla costa, rivolta al promontorio di Porto Venere, prende nome di Schiara. Lo scoglio del Ferale le osserva dal mare. Si dice che il nome del borgo sia dovuto al fatto che, essendo esposto a oriente, è il primo a salutare la luce del sole quando sorge. Ma
Massimo fa parte dell'associazione per Tramonti, che si batte perché questi luoghi non diventino altro che pietre franate in mare. Il problema grosso è stato l'abbandono. Fortunatamente come associazione siamo riusciti da una decina d'anni a rimpiantare più di 2500 metri quadri di vigneti. Abbiamo preso in comodato gratuito dalle persone che non li utilizzavano più ed erano abbandonati questi terreni e abbiamo cominciato a fare del vino che si chiama Cimento, di cui siamo molto molto orgogliosi. Ci rifacciamo delle spese che sosteniamo, ma questo per noi la soddisfazione è di aver ripristinato i terreni, di aver rimesso a posto i muretti, di aver ridato vita a quello che era l'essenza di Tramonti. Un altro problema di Tramonti forse anche in questo momento è un po' il turismo. C'è stata un'esplosione di persone che vengono a camminare qua e non tutte rispettose del posto. Non tutti lo sanno, il terreno è molto fragile, quando si scende una scalinata bisogna mettere il piede in un certo punto, non in un altro, non bisogna non spostare i sassi, bisogna avere rispetto per quello che è il territorio. Ma non tutti hanno rispetto. Alcuni amano lasciare un segno della loro prorompente stupidità. Queste sono delle barbatelle che io ho messo a maggio. Queste hanno afferrato molto bene. E mettiamo il tubo per fare andare l'acqua in profondità e stimolare la pianta a far andare in profondità le radici, in modo che non abbia radici tanto superficiali, perché qui è comunque un terreno molto arido. Documentare la bellezza che qui vive, ricercarla negli scorci vertiginosi del paesaggio, scoprirla nelle minuscole cose attraverso l'obiettivo della macchina fotografica, è un atto d'amore a cui Massimo si dedica con passione. Delle volte io mi porto la macchina fotografica e non faccio neanche uno scatto, però delle volte si trovano delle situazioni, degli scorci, anche sotto casa, anche un posto che tu hai visto un miliardo di volte, però lo vedi con un occhio diverso. Fra l'altro io sono innamorato di Tramonti nella sua interezza. Io giro tutti i territori di Tramonti. Purtroppo alcuni di questi sentieri si stanno deteriorando. In alcuni sbocchi a mare di qualche località di Tramonti già ora non si va più. Però anche attraverso la fotografia mi piace comunque documentare e far conoscere, se possibile, il territorio di Tramonti nella sua interezza, non solamente Schiara. Mi sento un privilegiato. Basta dire una cosa sola: a Tramonti non c'è energia elettrica. Alla sera, dopo il mangiato, ci si mette sul terrazzo, si vedono le stelle, è una cosa fantastica. Già solo questo. Ci si ricorda anche delle persone che non ci sono più, ci sono persone che hanno rappresentato tanto per Tramonti, mia nonna Bardiglia per Monasteroli. Ricordo che una volta ha portato in testa, le donne portavano più pesi degli uomini, ha portato il mobile di una cucina quando non era componibile in testa a Monasteroli, tu sai come orograficamente il territorio di Monasteroli, ma ci sono persone che hanno rappresentato l'essenza di Tramonti, persone che non ci sono più, ma con il loro sapere mi hanno insegnato qualcosa, perciò io quando ho passato la giornata qui in mezzo alle terre, arrivo a casa, sono stanco morto. Magari con mia moglie mi lamento anche, però in realtà è una stanchezza dove io sono pienamente soddisfatto. È il posto dove vorrei essere. Basta guardarsi intorno, il panorama parla per noi. Poi deve arrivare il momento giusto. Senti l'odore come moscerini. Dammi un cotto, vai. Io posso assaggiare questo, come è andato. Senta un po', questo qua è... rinforzato non lo sciacchetrà delle 50. No! È bello, però. Come dirlo? Come te parlo? Vabbè. Questa è nettare degli dèi, guarda. Salute. Vabbè, io vado a fare due foto, eh. Grazie, ciao. Ciao Massimo, ciao Massimo. Ciao Massimo, ciao. Buona giornata. Thank you.
Anche Luca fa parte dell'associazione per Tramonti. A Monesteroli ha trascorso l'infanzia e il suo desiderio è che questi luoghi e le emozioni di cui sono culla non vadano perduti. Ci sono dei posti che sono i posti del cuore e Monesteroli per me è il posto del cuore. Quando si arriva a Monesteroli l'orologio non serve più, si guarda il sole come si muove, alba, tramonto, fame, sete. Non c'è la solitudine a Monesteroli, anche quando sei solo, perfettamente solo, perché c'è sempre qualcosa che ti accompagna, dal rumore del mare al volo dei gabbiani che solitamente, non so perché, è da ponente a levante. Queste 18 piccole casette che sono oggi frequentate pochissimo erano abitate almeno 4-5 mesi all'anno, perché i nostri avi coltivavano i terreni e stavano, portavano le famiglie nel periodo estivo e tutti lavoravano, ma perché non c'era alternativa, era, dovevano fare quello. Partivano da Biassa la mattina senza orario e rientravano magari alla sera, ma magari al giorno dopo, senza comunicazione con la famiglia. Noi oggi bastano quei 10 minuti di assenza di comunicazione che andiamo nel panico. E quando si arriva qua, al di là di un piccolo pannellino che ti dà l'energia per un telefonino o qualcosa di più, non hai. Quindi centellinare l'energia, centellinare l'acqua, centellinare il gas, centellinare le telefonate. Spesso quando ci si guarda attorno si vedono falesie con dei dilavamenti costanti, terreni che vanno perduti. È l'evoluzione purtroppo di questo territorio che dobbiamo in qualche modo provare a fermare, e la nostra presenza qua va anche in questa direzione. Io me la immagino come Sisifo e Penelope. Distruggere, costruire, distruggere, così come quando facciamo i muri a secco, sappiamo che nell'arco di 10, 15, 20, speriamo 30 anni, saranno da rifare. Giovani come Alessio e Alessandro, capaci di comprendere che le fatiche spese a Tramonti ricevono ampio compenso, svolgono un'attività essenziale per la salvezza di questo territorio. La vita d'ufficio non mi piaceva e il posto appaga, è quello che appaga di più di tutto. Poi mi piacciono i lavori manuali, mi piace fare dei lavori che quando li finisco, anche se ho faticato, sudato, il posto per arrivare è difficile, è faticoso, però a meno che mi giro, guardo e vedo qualcosa che ho realizzato io e che mi porta la soddisfazione personale proprio. Si sente, la fatica si sente tutta, e la passione invece è quella che ti porta avanti, che ti dà la forza di andare avanti, un po' di determinazione, un po' di volontà di salvaguardare questi posti, di salvaguardare questi borghi. Fortunatamente c'è stata gente che negli anni indietro ha creato questi terrazzamenti e adesso è giusto che noi li manteniamo. Anche noi stiamo riprendendo dei terreni dove ripiantiamo le barbatelle, le vigne piccole, in modo da poter riuscire a fare anche noi un po' di vino fra qualche anno e in modo proprio anche da salvaguardare questi territori. Spero proprio che sia la mia vita, la mia quotidianità. Questo è un territorio aspro, severo, difficile, bello. I nostri nonni che ci hanno preceduto hanno fatto una fatica che oggi noi reputiamo immane. Oggi per arrivare qua percorriamo soltanto, e dico soltanto, un'oretta a piedi con questa enorme, bellissima scalinata. Ma i nostri avi arrivavano a piedi a Biassa e poi a Spezia, o a Rio Maggiore, o a Porto Venere. Non c'erano le strade. A Monesteroli si percepiscono gli odori, i profumi, i suoni, tutta la naturalità che abbiamo perso nelle città. Qua non c'è acqua, luce, gas, come si diceva una volta, e quindi è tutto un altro approccio con la vita. La difficoltà vera oggi è di salvarlo. Secondo me c'è un'unica speranza per il futuro, cioè non ci sono
alternative. Dobbiamo recuperare i terreni attorno a queste piccole case, facendo molto attenzione a arrivi di massa di visitatori, perché Monesteroli non è un villaggio turistico. La salvezza di Monesteroli passa attraverso la conoscenza, la presenza, ma non un'iperpresenza. Risalendo la costa verso occidente, si incontra il minuscolo agglomerato di Fossola, che una frana ha privato dell'accesso al mare. Andrea sa, come nelle passate generazioni si sapeva, che silenzio e duro lavoro sono talvolta i soli compagni dei giorni. Il contadino di Tramonti è sempre stato un contadino solo. Non è mai stato un lavoro collettivo. Noi non siamo gente che si siede lì su una sdraia, ferma non ci si sta mai. L'inverno si zappa, si lega, si potta. Parte questo periodo estivo che c'è un po' più di persone, ma sei proprio solo. E devi anche saperci stare da solo. I problemi che affliggono questi luoghi sono i problemi che affliggono tutti i luoghi impervi, l'abbandono di quando quelle poche persone che purtroppo, a differenza di mio padre, non hanno avuto figli o nipoti che continuino il loro lavoro, perché l'80% dei campi sono abbandonati. Il problema grosso nostro sono i muri a secco che crollano, e muri anche di entità abbastanza importante, alti 3 metri, lunghi 50. I veri muri di una volta erano fatti di tarso e il tarso si sgretola. Quindi tu, quando vai a rifare un muro, non hai il sasso per rifarlo. E quindi, anche se il parco te ne porta, perché devo dire la verità, portano, fanno, però ci vorrebbe qualcuno proprio di mano d'opera, e anche perché per persone come noi, che abbiamo famiglia, un altro lavoro, diventa anche un peso oneroso economico. Ci vorrebbe proprio un gruppo di persone pagate dal parco che andasse in giro a fare i muri. I muri che poi sono quello che reggono questo paesaggio, perché questo paesaggio è stato fatto dai nostri vecchi. La terra è stata portata a spalla perché c'era della roccia nuda e quindi si formano le frane e non le fermi più. Qua è sempre stato un clima molto asciutto. Io mi ricordo anche i tempi di mio nonno, mio padre me lo dice tuttora, si aspettava con ansia l'arrivo delle piogge d'agosto, perché qui il terreno è sempre stato molto arido, acqua ce n'è poca, però la vigna, soffrendo in questi 2 mesi, giugno, luglio soprattutto, nel momento in cui arrivava l'acqua, il grappolo si rinvigoriva e cresceva molto il tasso zuccherino, perché secondo me se la vigna soffre il vino viene forte. Se la vigna vive di buona salute e è in terreni molto ricchi di humus e fertili, il vino, buono che sia, non avrà mai il grado zuccherino, che è quello che caratterizza il vino delle Cinque Terre e di Tramonti soprattutto. 4-5 anni a sta parte si è creato quella nebbia tremenda che ha coperto tutto il mare anche fino a Genova e ha portato un aumento di umidità tremendo. Sembrava che fosse piovuto e invece era l'umidità che, bagnando le foglie continuamente, ha permesso a questi funghi patogeni di entrare nelle vigne. La vigna ripaga anche con il dono di ottime uve da tavola a chi, come Andrea, le riserva giuste cure. Sono piante antiche di uva regina. Veniva coltivata a Tramonti dai Biassei perché veniva poi venduta al mercato. Era molto richiesta dai signori di Spezia e veniva chiamata l'oro di Biassa perché veniva poi portata dalle donne dentro alle paniere, le mettevano in testa e le portavano giù.
sto cercando di recuperarne alcune piante come questa che avrà quasi un secolo, perché sinceramente quest'uva qua ha un sapore che le piante di uva regina che abbiamo messo, comprate ai vivai, non hanno. Lì come la buona che non fosse. Tramonti, Fossola, ce l'hai nel DNA. Decine di generazioni ci hanno sudato, hanno costruito tutto, vedere andare tutto a rotoli non ce la farei. E poi c'è un orgoglio paesano, non è giusto far disperdere la nostra entità, la nostra cultura, che chi viene da fuori, pur amando questo posto, non potrà mai capire. I miei figli quando vengono camminano dove ha camminato mio nonno, mio bisnonno. Sono cose che si possono descrivere fino a un certo punto. Vedere anche l'orgoglio di tuo padre che ti vede fare, brigare, anche se all'inizio ti ostacolava, poi vedi che è contento, che è a lasciare qualcosa in eredità. In questo momento qua dove tutto è arido, è sintetico, è... non lo so, è una cosa tua, personale. Al pezzo, ragazzi? Anche stamattina. A che punto siete? Ora andiamo in su lungo la scala principale, e poi ce n'è sempre da fare. E qua vi sono rifai, cioè, ma se man mano non recuperi quelli che vengono giù è un problema. Io vado, voi continuate, va bene. Ci sentiamo alla prossima, intanto ce n'è sempre. Va bene, dai. Grazie, buona scalinata. Ciao, a presto, ciao carissimo. Nel nostro tempo distratto e senza memoria, non mancherà chi si chiede a che vale spendere fatica e risorse per evitare che la frana inghiotta piccole, modeste case, un po' di vigna aggrappata al monte, muri a secco che una volta ripristinati cadranno ancora e ancora. Occorre allora ricordare che a case, muri, terra e vigna hanno dedicato la vita donne e uomini che per secoli, con paziente e duro lavoro, hanno costretto una costa di sasso a generare frutti. Chi oggi sarebbe capace di tanto? Preservare dalla rovina tramonti, consegnare la bellezza unica del suo paesaggio alle generazioni future, significa tenere viva non una terra e una vigna, ma la radice stessa che alimenta ciò che noi oggi siamo.